Domenica 10 novembre si svolgeranno le elezioni comunali a Lamezia Terme. In merito abbiamo voluto ascoltare le dichiarazioni del vescovo emerito di Lamezia Terme, Monsignor Luigi Cantafora, e del vice direttore della Caritas Lamettina, Don Giacomo Panizza. Entrambi auspicano ovviamente che dopo le consultazioni elettorali la città della Piana possa finalmente ritrovare la serenità perduta ormai da troppo tempo. Io spero che i lamettini possano, ecco adesso io ho finito il mio mandato, ma spero con tutto il cuore che i fratelli di Lamezia possano prendere molto sul serio appunto questa tornata elettorale. Bisogno di serenità in questa città. Di serenità, c'è bisogno soprattutto di una consapevolezza del bene comune che rende felice tutti. Per cui, ecco, quella forbice che tanto si parla, che povero, poverissimo, è quello che è ricco, ricchissimo, bene, non ci sarà più, perché il bene comune accomuna realmente tutti. Don Giacomo, per quanto riguarda le elezioni comunali a Lamezia Terme, c'è da augurarsi che finalmente la città della Piana possa recuperare serenità. Per le elezioni c'è da mettercela tutta, c'è da augurarsi, ma non soltanto da augurarsi, ma di compartecipare, bisogna essere presenti, sia a votare che subito dopo, anche perché Lamezia Terme ha bisogno che cambiamo un po' tutti, ma che cambiamo sulla strada giusta, che cambiamo sulla strada del lavoro libero, del lavoro dignitoso, delle competenze, specialmente negli uffici comunali, tutte queste cose qui. Cioè fare in modo che votiamo non soltanto una persona, un personaggio, ma votiamo non soltanto una squadra, ma votiamo noi stessi, cioè votiamo noi a dire vogliamo cambiare la nostra città.